Oh, c'avevamo fame, a Pierluigi. Oh! Per la mortadella. E mettetecela! Che sta a chiamare? La vedete dentro? E mo' la pagliata, raga! Grattato di pecorino. Roba, capi che profumo? Mamma che roba! Questo è proprio l'esempio di come si può dai! fare tanto Con con poco! poco. Voi direte, ma chi è questo? Questo è quello che fa, strappi i biglietti alla Cappella Sistina, sì, perché a bottega sua è come la Cappella Sistina, li mette in fila, chilometri e chilometri di fila e poi va a pian pezzo di pizza. E oggi esaudiremo i vostri desideri. Mi avete sempre chiesto di questa pizza bianca. Questo è il mago della pizza bianca romana. Pizza bianca romana, è vero per lui? Ci proviamo. Quindi vedrete come facciamo questo bell'impasto. Lui è Pierluigi Roscioli, è uno dei proprietari dell'antico forno Roscioli, a Via dei Chiavari, vicino a Campotefiori, là dove si sente Roma quella vera. Mo' famo l'impasto. Allora, però che cosa famo? Se tu mo' divertì. Lui vi farà vedere l'impasto, vi famo vedere la pizza come famo la pizza, bianca, romana, Pizza ripeto, bianca, romano, esatto. romana, No cioè focaccia, no, lo no schiaccia. teglia, no. La pizza bianca romana da forno, perché la pizza bianca a Roma nasce nei forni, perché aveva bisogno di una lavorazione particolare e dei forni da pane. Fa le pesate, la prima pesata Allora, che cos'è? partiamo dalla farina. Per semplicità di calcolo faremo la ricetta a base su 1 chilo. E quindi partiamo con la farina. La farina è una farina zero, italiana chiaramente, che ha una proteina abbastanza alta, proprio perché questa pizza lievita molto, la pizza romana lievita molto e deve avere un'alta idratazione. Quanto stai con l'idratazione per lui? Noi lavoriamo all'85% di idratazione, quindi su 1 chilo di farina ci danno 850 grammi d'acqua, però Avete capito che roba? chiaramente questo è un processo che ha una macchinazione, nel senso che passa attraverso delle macchine che danno una forza particolare all'impasto. A casa forse è meglio tenersi leggermente più asciutti, non andare oltre il 75%. Quindi noi oggi faremo un impasto per 1 chilo di farina col 75% di idratazione. Questo che abbiamo Un chilo fatto, di farina, tipo esatto. zero. Il secondo passaggio qual è? Il L'acqua. secondo passaggio pesiamo l'acqua. L'importante è che l'acqua sia fredda di frigo. Preparatevela 3 o 4 ore prima o usate dell'acqua minerale che avete già in frigo. Perché? Perché nell'impastamento, se si usa un KitchenAid, noi oggi impasteremo a mano, Sì. no? A mano e senza anelli, per favore, perché vedo gente che viene in negozio che mi chiede consigli, che c'ha croste sugli anelli di impasto dei 10 anni. L'impastamento a mano non considera, diciamo, il riscaldamento dato dal processo meccanico, ma se impastate in un KitchenAid è molto importante che voi lo facciate con dell'acqua fredda, perché altrimenti l'impasto vi si scalda troppo. Quindi planetari a casa, acqua fredda, Acqua perché fredda. ci mette tanto per fare l'impasto, Esattamente, o ok? gira molto o gira con un numero di giri troppo alto e quindi c'è il rischio che si riscaldi. Invece questo rischio poi si azzera quasi usando dell'acqua a 3-4 gradi. Perfetto. Quindi mo dovresti mettere quanto? 750 ml 750 ml d'acqua. Non la useremo tutta d'acqua? Sì. inizialmente, eh? L'acqua andrà fatta assorbire. Si fa sempre in tempo ad aggiungere, Esatto, in mai a aggiungere. togliere. Ho già mano. Ma che roba! Quanta farina usi a settimana? Totale di tutte le tipologie di farine? Dai 18 ai 20 quintali di farina al giorno, quindi 140 quintali a settimana più o meno. Avete capito? Avete capito? Tutta processata a mano, nel senso viene solo impastata con le macchine. Facciamo una fontanella per non mandare in giro l'acqua, come si fa Per in la tutte pasta le... all'uovo. Esatto, nella pasta all'uovo. E cominciamo a versare un po' d'acqua, poco più della metà di quella che ci servirà. Oh, oggi mi ho portato Michelangelo del pane, del bossino. Ho capito, in esclusiva a Casa Variola, avete capito? Quindi acqua e Acqua e farina. farina. Allora, partiamo dal presupposto, Max, che la pizza bianca romana è una preparazione gastronomica molto molto semplice, quindi la qualità di quei 4 o 5 ingredienti che si usano deve essere senza compromessi. Ma vuol dire il sale, vuol dire la farina, vuol dire l'acqua. Vuol dire l'acqua, Esattamente, anche vuol dire l'acqua, l'acqua. Avete capito? assolutamente. Perché l'acqua che c'abbiamo noi a Roma, cari miei signori, ci hanno portati gli antichi romani e ci hanno portato un'acqua pazzesca. Noi siamo fortunati a Roma, devo dire la verità. Noi, per esempio, nel nostro stabilimento abbiamo montato per i processi a lievito naturale anche un impianto di dearsenicizzazione, E cioè che vuol dire? che toglie Arsenio. l'arsenico, quel poco di arsenico, perché contrasta il lavoro chiaramente batterico del lievito naturale. Però siamo fortunati a Roma perché abbiamo un'acqua veramente buona. Il lievito, questa è la cosa fondamentale. Quanto se ne deve mettere su questa quantità di impasto? Chiaramente quando si impasta a mano il tempo anche lavora a far sì che l'impasto diventi migliore. Nella ricetta ho
originale, cioè nella ricetta che utilizziamo noi, usiamo un grammo di lievito di birra compresso per 1000 grammi di farina. Quindi su questo impasto qui ci andrebbe un grammo e la lievitazione è intorno alle 12 ore. Poi chiaramente non è un processo matematico, nel senso che raddoppiando il lievito non si dimezzano le ore che aspetterete. Però io do un consiglio, quando vi dedicate a una cosa del genere, cioè state qui, vi ricercate gli ingredienti, perché ripeto, 4 ingredienti di qualità, ve li andate a cercare, ci perdete tempo, impastate, vi sporcate le mani, poi magari investire 4 o 5 ore di tempo in più è meglio. Non è immediato, però sicuramente il risultato è migliore. Quindi io qui ce ne metterei un grammo per avere un impasto fra 12. Il classico lievito di birra, vedete? Un grammo, mannaggia, mi sai che fammi spacciatori, famo qua. Quanto sarà così? Perfetto, vai. Perfetto Max. Ok. E io lo aggiungo già adesso, guarda, tu l'hai messo lì e io senza. Tu adesso che fai, lo sciogli? Io adesso continuo con l'impastamento. I lieviti negli impasti si dividono, si moltiplicano per divisione e quindi questo durante già questo lavoro viene attivato, perché non è soltanto la temperatura uno dei fattori che attiva il lievito, ma anche la pressione, e quindi questo già sta cominciando a lavorare. Avete capito qual è la difficoltà di fare questo lavoro? Perché poi ci sono tanti agenti che cambiano. Il tempo, l'umidità, oscirocco, la tramontana e tutto quello che può succedere. Quindi ogni volta c'è da equilibrare tutto da questo. Da aggiustare. Ecco, per esempio, in una giornata come oggi, che è una bellissima ottobrata romana, siamo su un terrazzo fantastico, però leggermente calda e anche un po' asciutta, io un pizzichetto d'olio in questo impasto ce lo metterei. Vado. Vada, chef. Ripeto. Basta. Quante? Ma un 20 grammi basta, in avanza. Su un chilo, perfetto, vai. Su un chilo di farina. Aggiungiamo un altro po' d'acqua che siamo quasi arrivati, Max, secondo me. Perfetto. Perfetto. Guardate che sale che usa. Questo è un sale integrale della Camargue, o sale verde. Guardate che bello. Poi dicono, quanto è buono il pane che fa roscioli, solo che costa un po' più dell'arti. Ci credo. Ci mette la roba buona dentro, che te la devi far pagare, te la devi regalare, che sei il fratello. Quello che ci metti, si diceva una volta, ci ritrovi, esatto. Okay? In tutte le situazioni. E in questo caso il pane è la stessa cosa. Spendiamo le due parole sul sale. Vai. Perché? Perché il sale molto spesso viene visto come un nemico del lievito. Allora, il sale bianco, quello che comprate a 20 centesimi al chilo, è effettivamente un nemico del lievito. Questi tipi di sale qui, invece, sono particolarmente indicati anche per le lievitazioni naturali o lunghe, proprio perché al loro interno, essendo integrali, hanno tutto, hanno iodio, magnesio, potassio, è un sale integrale, non è un sale lavato, quindi porta con sé tutti quanti i sali minerali che compongono realmente un sale, e si possono mettere tranquillamente, si può mettere tranquillamente durante l'impastamento, anche pochissimo tempo dopo aver inserito il lievito nell'impasto. Oggi per Luigi sta a fare master sulla lievitazione, quindi due cose dovete fare. Una, vedete, iscrivervi al canale mio su YouTube, Chef Max Eroe. La seconda, dovete andare a mangiare la pizza e il pane per Luigi e farete un'esperienza. Perché quello che conta delle volte è anche su un pezzo di pane, che è la prima cosa quando si fa un panino che mordete, mangiate, è un'emozione. Non dobbiamo soltanto alimentarci per sfamarci, ma ci dobbiamo anche provare un po' di emozioni. È come quando fa male amore. Vuoi mettere con emozione e senza? È meglio che emozione, no? Sto sale ce lo mettevo. Il sale ce ne abbiamo parlato. Vabbè, che costa? Ma ci vuole mettere sto sale? Mio padre, le prime volte che arrivava sto sale, diceva, voi siete matti, comprate il sale e costa più del prosciutto. Chiaramente il sale ha bisogno di un po' d'acqua per essere lavorato bene. Questa è l'ultima acqua dell'impasto che metteremo. E poi metteremo gli zuccheri. Allora, che sono gli zuccheri, cosa che importante. Cosa servono i zuccheri nell'impasto? Allora, noi oggi faremo una pizza particolare, che è la pizza in questo barbecue particolare, che ha un suolo quasi da forno da pane. Ok, perché c'è il refrattario, il mattone refrattario dentro. Però gli zuccheri, diciamo, nella pizza servono per dargli quel colore, soprattutto in una pizza come quella, la focaccia bianca romana, che altrimenti verrebbe, come dire, slavata. Di un colore, esattamente, mortaccino. Mortaccino è quando, si dice a casa mia, quando non è né magnato e non è mai fatta la pupù, per dire un'altra esatto. Cosa. Cioè quel colore bianco-verde. Bianco-verde giallognolo, insomma, capito il discorso? Stallini per morire. E invece lo zucchero aiuta la colorazione. Noi ne potremmo aggiungere due tipi. Allora, ne abbiamo dei due tipi. Nel caso della lunga lievitazione, visto che, per finire questa piccola lezione, il miele apporta anche
un effetto enzimatico, cioè gli enzimi del miele, quando il miele è di buona qualità, aiutano a scomporre gli amidi. Quindi che cosa succede? Scomponendo gli amidi, che cosa avviene? Si ha una lievitazione più omogenea, sicuramente una pasta più elastica, una bolla molto più aperta, sì. L'impasto diventa più cedevole, però mantiene la sua lavorabilità, cioè la sua elasticità. Altrimenti, se avete un bravo fornaio sotto casa, potete prendere dello sciroppo di malto. Lo trovate anche secco in farina, lo chiedete, tanto ce ne va pochissimo. Noi ci mettiamo il miele, proprio sta vicino a quelli che ci guardano di casa. Darà anche... Così non andate a chiedere niente al fornaio, non ci mandate vostra moglie, perché questi fornai sono farabutti. Cioè. Darà... La scusa del marto, vi ricordate Fantozzi, che trova tutto il pane dentro casa. Vai col miele, oddio ecco. Mio. Questi saranno all'incirca 8 grammi di miele, 10 grammi di miele. Ok. E a questo punto l'impasto, diciamo che è pronto, lo possiamo rifinire sul tavolo e mettere a lievitare. Vi ricordo che il tempo, in questo caso ci metterà 12 ore per il... Certo. Noi chiaramente abbiamo anche l'impasto già fatto, certo. Aiuterà a raffinare l'impasto, quindi non deve essere liscio liscio. Non è importante che sia liscio liscio, con una qualità di farina come questa qui. Lascerete un impasto anche leggermente grezzo, ma invece lo troverete estremamente liscio. Sozziamo sto tavolo, dai. Sozziamo sto tavolo. Tanto... girate già, sozziamo sto tavolo, dai. Tanto pulisci. Tanto pulisci, poi pulisco io, dai. Allora, va, adesso... grazie Max. E adesso si procede, come avrete visto fa anche altre volte, ognuno ha la propria tecnica, io uso questa, però... Cioè, che fai? Ripieghi sul... Continui a ripiegare l'impasto. Tu praticamente adesso il tavolo ti sta dando una mano... Il tavolo che era pulitissimo, che adesso Max ripulirà. E tu mai voluto, e poi per pagare le conseguenze. Manco. Il tavolo ti aiuterà ad allisciare l'impasto. Dare questi piccoli colpi che voi sentite aiuta sempre per un discorso di azione meccanica, cioè il glutine, che è la sostanza che si sviluppa all'interno dell'impasto, ha bisogno anche di una sollecitazione meccanica per essere di buona qualità. Quindi, sbattendo un pochetto l'impasto in questa fase, non nella fase in cui è lievitato completamente. Guardate che bello, piano piano, guardate come si sta trasformando, piano piano, guardate. E sto calore delle mani, sta manualità, questa cosa che è bella, antica, antichissima, ragazzi, queste sono cose stupende. E quando poi ci avete in bocca sto pezzo di pizza, che pensate, che sognate, che emozione, vedrete voi. Ah! Oh, stai pulita solo. Veramente mi stava a fare sta cortesia per non sentire la mentela. Dopo e dice, però è venuto. Ha sozzato tutto. Dopo 30 anni, una volta che gli ha fatto avvenire, guarda come ha lasciato sta cucina. Vedo perché ho pregato per voi, ho pregato. Allora, dopo. Allora, ogni ambiente, chiaramente, questo impasto avrà bisogno di un'umidità esterna per non fargli fare quindi la coccia. Quindi ognuno conosce la propria casa. Deve esserci un'umidità tollerabile, una temperatura che non vada oltre i 23 gradi, e quindi si mette in una bowl comoda, perché dovrà aver triplicato con questa idratazione, il raddoppio non basta, deve triplicare. Ungiamo dentro la bowl, ok, bella, non così. Abbiate paura, perché tanto è l'unico condimento che avrete nella pizza. Ungete fino al bordo, perché non si deve attaccare. Quando voi tirerete fuori questo impasto vedrete che sarà molto molto debole, molto liquido. E quindi tutte le bolle che riuscirete a rispettare poi le ritroverete nel prodotto finito. Io ci metterei anche proprio un goccio d'olio proprio a accarezzarlo, bello così. Sì. Quindi panno bagnato, questo è del Corredo, questo è il matrimonio, Bagno, tieni, col pinocchietto, vai. E così. Cioè, viziato sto impasto, che bossi, no? Va bene? A contatto? No. Così, no. Perfetto. Abbiamo messo l'olio, quindi non c'è... Quindi lo mettiamo poi per 12 ore a lievitare. La temperatura ambiente di qualsiasi casa, ok? Questo mettiamo via e fra 12 ore facciamo vedere quello che come è diventato. Guardate che bella, questa se l'è portata lui dal laboratorio, dal negozio. Guardate che pasta. Te vi è da mozzicarla così. Guardate che bolle. Allora, vi assicuro che il risultato alla fine delle 12 ore sarà questo qui. Non c'è trucco, non c'è inganno. Quindi abbiamo unto un pochetto la teglia,
Unta, deve essere unta. Deve essere ben unta. Non usate due oli, non usate uno buono per condire e uno meno buono per fare la lavorazione. Usate un olio solo, perché tanto ve lo ritroverete come risultato in bocca. Questa è quasi la fase finale della lavorazione. Io, per la dimensione che ha questa pietra, alla fine farei un pezzo che va intorno ai 350 grammi. La chiudiamo molto delicatamente, non la forzate mai. La portate a questa forma qui ed ecco qua. Questa sarà la nostra pizza finita. Mazza che bella, ma vedete che nuvola, è una nuvola, è pazzesca. Più la rispettate in questa fase e più... Quindi dici tutto, non te tenere cose per te, non far paraculo. No. Gli hai dato lo spolvere, fatto così. Questa okay. È farina di grano duro. Okay. Poi tutti questi gas di fermentazione, queste bolle che voi trovate, meno le schiacciate e più le ritroverete nell'impasto. Queste sono non soltanto veicolo di forma, ma anche veicolo di sapore. L'impasto lo tirate leggermente e lo strozzate con queste due dita. E a questo punto avrete fatto... avrete preso il vostro pezzo di pasta. Chiaramente all'inizio ci vuole un po' di manualità per prendere certo. Il peso, no? Però ci sta, bellissimo. Ecco. Perfetto. Qua si piega leggermente, soltanto piegato così, e ecco il nostro secondo panetto. Ecco qua, anche questo è pronto. Lo pieghiamo leggermente senza mai forzarlo, mantenendo i nostri gas di fermentazione. Eccoci qua, ed ecco il quarto. E adesso la cosa che a Roma si fa per rendere appunto la pizza bianca romana una vera e propria cosa spaziale. Si usa ancora olio, e voi direte, ma quanto olio? Se è buono ce ne potete mettere quanto ne volete. E questa parte di lievitazione la farà coperta dall'olio. Questa operazione la potete fare anche con un pennello, eh? Non è importante che sia fatta così a mano, anzi con un pennello sembrate anche più professionisti di quello che sembro io in questo momento. E poi sale sopra. Ah, va la rifinitura del sale, bravo, perché se questa sente... lievitazione la farà col sale. L'umidità che si svilupperà scioglierà leggermente il sale, alcuni granelli rimarranno croccanti, quindi daranno anche una parte croccante al morso, e altri invece insaporiranno la crosta. Noi adesso la mettiamo in lievitazione per un'altra ventina di minuti, mezz'ora, e poi siamo pronti per cuocere. Max, alla pizza romana, che o non... pizza bianca, o pizza bianca, a vostra e alla nostra. Che buona, ragazzi. Ammazza. Mentre Pierluigi si riposa, io devo fare la salsa. Sei pronti? Aglio così fresco, cipollotto tagliato sottile. Famo una salsa con la pagliata e pecorino da mettere sulla pizza. La cosa più romana che esiste, perché solo noi a Roma la facciamo la pagliata. Guardatela qui, guardate che bella. Legata col suo budellino, guardate. Così, ci metto orecchini. Guardate che spettacolo. Questa che cos'è? È la parte dell'intestino del vitello che ha bevuto soltanto il latte dalla madre. Quindi dentro c'è il latte ed è saporitissimo. Olio abbondante, mettiamo tre spicchi d'aglio, un po' di cipollotto e fate rosolare bene. Peperoncino, ci vuole. Fate bene insaporire tutto. Buttate queste caramelle. Guardate che lavoretto certosino che mi ha fatto Sandrino. Fatela un po' cuocere, deve essere un po' cotta la pagliata. Per quelli che fanno, che schifo la pagliata! È la cosa più buona che esiste della cucina romana. Quando fuoriesce sto latte da ste budellina, insaporisce la pasta, il rigatone. Pensate qua la pizza bella scrocchiarella con sto pomodoro sopra. Cosa fondamentale. Deve profumare questa. Quasi non si deve sentire niente. Questo è il segno di freschezza e di qualità. Sale. Fumate col vino. Sempre buono il vino, anche per cucinare, usatelo. Abbiamo pulito bene il fondo, guarda, adesso è pulitissimo il fondo. È fuoriuscito un po' di questo intingolo, chi è? Caperuma fa così, che capisci, Caperuma? Quando mangi questo, sai che fai? E capriole, al contrario però. E mo divertite, fate arrabbiare i vostri mogli, schiacciate questi pomodori pelati, belli, così. Bello, chi è? Vai! Ah, i schizzi dappertutto, mannate, che ve frega. Pulisco io, sì, pulisco io, non vi preoccupate. Bella tirata la famo, eh?
Oh, tu quando sei pronto dimmelo, eh. Io ci sto quasi, guardate che bella. Mamma mia. Vedete come fa? Posso disegnare sul fondo della padella. Quindi è pronta, è bella tirata. E guardate che colore, è pazzesco. Oh, la no, pizza, sì. Cosa mangiamo? Però vi assicuro che fa un profumo che no. Io spengo, stop, ci sto. A per lui, io qua sto oltre 3,50. Allora, io comincerei a abbassarlo, Max, allora, perché abbassiamo. Bisogna simulare un po' la cottura del pane. Come si fa anche col forno normale di casa, si manda alla massima temperatura, si inforna e si abbassa. Chiaramente questo strumento qui è uno strumento che ha già delle pietre refrattarie sul fondo, quindi avrà un ottimo volano termico, cioè queste pietre che vedete qui che sono bellissime. A casa, chi non c'ha sto forno, a casa come fa? Deve cercare di simulare un po' questo, cioè procurarsi una pietra refrattaria, un suolettore refrattario per fare la pizza, ma va bene anche per il pane, insomma non sono soldi buttati per chi ha questa passione. E manda il forno in temperatura con questo, quindi con a 2,50 al massimo dovremmo fare una cottura diretta, quindi col forno acceso, perché i forni di casa raramente vanno oltre i 250-260 gradi. Questo strumento invece ci permette di fare una cottura che simula realmente quella del pane, quindi infornare a una temperatura più alta, poi abbassare e far sì che il prodotto cuocia dolcemente. Guardate l'impasto, quando le ditate cominciano a lasciare la loro impronta, noi ci siamo. Adesso dovremmo rizzozzare il tavolo. Rizzozziamo sto tavolo, dai. Lunge pure, capito? Però prima ho farinato, ma lunge pure. Prima ho pulito io, però. Per chi ci segue è un passo fondamentale. Purtroppo la manualità e l'esperienza sono delle merci che non si possono trovare. Si fanno soltanto con l'esperienza, esattamente. Con ripetere, ripetere, ripetere. La manualità in questo caso è abbastanza semplice. Però bisogna stare attenti. Vedete come sono delicato? Mando le dita sotto in maniera che l'impasto... Guardate, rimane, avete visto che ho unto il tavolo in maniera che non si attacchi. Come deve essere la pressione? No, la pressione deve essere importante perché comunque deve schiacciare il prodotto, però non deve essere aggressiva. La parte che deve spingere è questa qui, quella del polpastrello. Non andate con la punta perché bucate e non andate con le dita perché la schiacciate troppo, o meglio con tutto il dito ci potete andare se avete la necessità di allargarla, come si fa per esempio nella sì. pizza napoletana, certo. No Max? Certo. Però noi abbiamo la necessità di fare una formatura, la pasta è così cedevole che non resisterà molto alla nostra pressione, però tutte queste bolle che vedete saranno un'esplosione di sapore e soprattutto di croccantezza. Ma io voglio capire, come fai a metterla là dentro questa pizza? È sempre manualità, adesso ci proviamo. Adesso si prende, si mette la mano sotto ed ecco qua. Io chiuderei, Max. Vai. Ne schiacciamo un'altra? E un'altra sola e basta, perché poi ne famo una alla romana con la farcitura che usano i romani per la merenda e poi un'altra la famo a modo nostro, da pranzo proprio, tipo pranzo. Guardate già quello che vi dicevo, con la pressione delle dita, se rispettate il prodotto, questa è la bollatura che avrete. Chiudo. Allora, il calore che faccio? Vedi, un po' è leggermente sceso. È naturale che è sceso, okay, perché abbiamo aperto. Infilato un prodotto oltre oh. quello, poi abbiamo infilato un prodotto come tutte le preparazioni di cucina, infilando un prodotto freddo, il forno andrà a bilanciamento termico, no? Cioè, quindi troverà il suo bilanciamento termico. Lo io la abbasserei ancora un ancora po', di Max. Più. Io sì, faccio sì. una cosa in questa Io lo metterei qua. A 270, guarda. Ok, facciamo così. Uno te l'ho spento dei bruciatori, io ho quattro bruciatori, quindi uno lo spengo, così si abbasserà un pochettino. Le preparazioni gastronomiche sono fatte semplicemente da una sequenza di errori, sbagliando si impara. La cottura del pane e della pizza sono una delle cose che ti fanno sbagliare più facilmente, ma che ti fanno anche imparare di più. Oh, c'avevamo fame, Pierluì, dai! Vediamo un po' se dopo tutto sto a spiegare. Oh. Oh, questa è perfetta. Vai, alla grande. Eccoci. Mi sembra proprio che suona nel modo giusto. Mi sembra tua, chiudo qua. E qui torna l'olio. Okay, l'unico vai. Condimento sulla pizza bianca romana è l'olio extravergine d'oliva, quindi qui torna l'olio, l'ultima passata d'olio, lo so direte forse è troppo, oh, Paolo, di quello gli pare, però è buono, quando è buono però è buono, quando è buono. Ah. Ecco questa già così
buona. È buona. Io direi famo così, se tu sei d'accordo. Una striscetta così centrale, bella croccante, se la mangiamo semplice, così esatto. Semplice. E gli altri due pezzi, questo e questo, la farcimo. Vedi un po', dai. Va dai, bene. Dai. Come che rompi con gli omberi che vengono lì al forno e ti dico questa secca. Sì, esattamente, perché poi c'è, voglio il pezzo ben cotto, non voglio il sederino. Non voglio, voglio il centrale. Senti un po' che rumore. Esattamente. Yeah. Beh, il rumore è proprio il suo, Max? Buono. Non me l'aspettavo che venisse così bello, sai? Oh. Come primo tentativo. Allora, poi, questa qua dividiamola, posso farlo io? Vai. Certo. Così. Ma sentite che rumore, che musica. Allora, un altro trucco, mi permetto di interrompere, vai. Max. No, no, spacca, spacca, Max. Spacca, te lo spacca. È che la mortadella la mettiate prima di aprire. Avete sfornato la vostra pizza? L'avete spaccata, lasciatela così. Ok. Adesso ci dobbiamo mettere la mortadella. Mortadella. Un atomo fa la mortadella, per forza. La differenza dell'odore la farà tutto questo vapore, vedete il vapore di cottura che esce? Ecco, questo vapore andrà a scaldare quel poco che serve la mortadella. Una bella mortadella, come vedete, con i grassetti di guanciale. Buona. Cioè. E mettetecela, e mettetecela. E mettetecela. Voilà. Questa è una. Che sta a chiamare? La vedete dentro? Ci deve stare la mortadella. Che profumo. Qua stiamo, qua stiamo a livelli proprio pazzeschi. Se va a mangiare dei posti, spende un sacco di soldi, non ti ricordi più quel te sei magnato. Non c'è avuto un'emozione. Io mi voglio emozionare. Pizza e mortadella. Non mi serve il caviale, non mi serve lo scampo, non mi serve il tartufo bianco. Mi devi far uscire le lacrime pure con poco, con questo qua. Ecco, stavo per dire questo, Max. Dai. Questo è proprio l'esempio di come si può fare tanto con poco. Ma fai una seconda. Ah, yeah. E mo' la pagliata, raga. La famo proprio zozza zozza, yeah. Yeah, guarda che rotellina, yeah. Vai. Salsetta, bella, grattato di pecorino. Chiudiamo. Mamma che roba, Max. Roba, capi che profumo. E mo', yeah. Famo se sta passeggiata per lui. Mamma che roba. Alla nostra, alla vostra, alla salute, all'amore e alla bontà. Alla pizza, alla pagliata, alla mortadella.